patria. Dio onnipotente ed eterno, cui danno gloria il cielo, la terra e il mare, ascolta la nostra preghiera. Giurando fedeltà alla bandiera, abbiamo promesso amore e servizio alla patria, nel ricordo del sacrificio di chi è caduto perché noi vivessimo in un mondo più libero e più giusto. Donaci, o Signore, la forza di custodire e difendere il bene prezioso della pace e in comunione di spirito con tutti coloro che lavorano e soffrono, donaci la gioia di dare il nostro contributo per la serenità delle nostre case, per la prosperità della nostra terra, per il bene dell'Italia. Amen. Getto! Il comandante di un reggimento chiama a sé la bandiera di guerra. Reggimento, attenti! Presentate! Colonnello Enrico Rosa, comandante del reggimento cedente, pronuncerà ora un breve discorso. Grazie. Eccoci il 41esimo reggimento. Comandante, autorità religiose, civili, militari, amici delle associazioni combattentistiche d'arma, gentili ospiti, benvenuti al 151esimo reggimento. Oggi si sancisce con questa breve e solenne cerimonia il passaggio di consegne al comando di questo gloriosissimo reggimento ed è per me un giorno particolarmente emozionale. Ringrazio tutti quanti voi per essere venuti in questo venerdì di ponte, capisco che il giorno poteva essere difficile ma vedo l'affluenza e vi ringrazio veramente per essere qui oggi tutti quanti. Sono stati 27 mesi molto intensi, come dicono gli inglesi demanding, che hanno visto impegnato questo reparto su molteplici fronti senza alcun risparmio di energie. Inizio con il ringraziare il buon Dio per avermi fatto iniziare e terminare questa intensissima e bellissima esperienza. Ringrazio lei, signor generale, i colleghi del comando brigata, i comandanti degli altri reggimenti, Max, Gigi, Marco, Daniele, per la fattiva intensa, continua opera di collaborazione che ci ha consentito di poter svolgere i numerosi compiti che ci venivano affidati, non ultimo l'impiego in Libano. Ringrazio tutti i sindaci, da sempre vicini al reggimento, in particolare il sindaco di Cagliari, città che ci ospita, di Sinnai, nostra città natale, di Villa Speciosa, e i sindaci dei nostri caduti, Sant'Antioco, del nostro caduto Silviolla, e Scalaplano, del nostro caduto Gian Bernardo Sulis, Armungia, del nostro caduto Roberto Osai, Quarto Sant'Elena, del nostro caduto Alessandro Bellissai, Collinas, del nostro caduto Stefano Puzzolo, Selargius, nostro caduto Alessandro Pibili. Con questi sindaci abbiamo sempre ricordato tutti quanti loro ed i nostri valori. A quest'ultimi e ai familiari qui presenti va il mio deferente e commosso saluto. Ringrazio mio padre per avermi insegnato il senso dello Stato e delle istituzioni. A te, babbo, il mio profondo ringraziamento per quello che, con tutti i miei limiti, sono. Ringrazio la prefettura, le forze di polizia, le forze armate per la collaborazione avuta nelle varie attività, non ultima l'operazione Strade Sicure in Cagliari che per 20 mesi ha visto coinvolto il reggimento quale comando di piazza del raggruppamento Sardegna.
Ringrazio infine, ma non per ordine di importanza, voi Dimonios, la vera essenza, la vera spina dorsale del reggimento. Voi tutti, ufficiali, sottufficiali, graduati, volontari, avete fatto sì che il reggimento raggiungesse tutti gli obiettivi e i compiti che durante questi 27 mesi gli sono stati assegnati. Ovvio che non posso citarli tutti, sarebbe troppo lungo, ma voglio evidenziare il pressoché continuo impegno nell'operazione Strade Sicure in Roma, a livello battaglione, il contemporaneo impegno nella sede di Cagliari, sempre con l'operazione Strade Sicure, e l'impiego di una task force a livello reggimentale in Libano per l'operazione Leonte 20 dall'aprile all'ottobre ultimi scorsi. In questo particolare frangente voglio salutare anche il gruppo di cavalleria che con noi ha partecipato all'operazione, al suo comandante Nino Longo, tenente colonnello, e ai due comandanti di battaglione che hanno preceduto l'attuale, il tenente colonnello Granari e il tenente colonnello Lucelli. Voglio anche ringraziare particolarmente il Dongi per l'assistenza sanitaria che in questo teatro ha svolto nei nostri confronti. Tutto ciò però non sarebbe stato possibile se entrando in questo reggimento non si respirasse quello spirito, quel senso di corpo e di appartenenza a quei valori tipici del militare ed in particolare del sassarino. Come vi ho sempre detto, senza di essi sarebbe molto difficile raggiungere l'obiettivo, senza di essi sarebbe ancora più difficile non assuefarsi a quello che oggi potrebbe essere chiamato il ti piace vivere facile, cioè quell'atteggiamento mentale proprio dell'arrendevole, di chi se può prende la via più comoda, più confortevole. Sembra quasi che l'uomo postmoderno, possiamo chiamarlo così, abbia rinunciato alla battaglia intesa nel senso nobile del termine. Sembra battagliero, sicuro di sé, indipendente, ma un soggetto in fin dei conti imbelle, pavido, che di fronte alle sconfitte della vita e ai limiti che essa impone cerca sempre di aggirare l'ostacolo, non affrontando di petto la realtà, o meglio, cercandosene una personale a misura dei suoi gusti. Se le cose vanno male, le asseconda e attribuisce loro il nome di diritti. Ha scelto il compromesso, la via breve, la porta più larga, e prodigandosi in un inutile sforzo compensativo, alza la voce perché è incapace di guardare lo sguardo, di alzare lo sguardo verso qualcosa di più importante, di essenziale. Ecco, io dico che qui, al 151esimo, tutto questo non attecchisce, o se lo fa, siamo anche noi specchio della società. Se lo fa in misura lieve, grazie ai nostri valori, al ricordo sostanziale di chi ci ha preceduto, grazie alla matura consapevolezza che, come diceva il mio tenente d'accademia, ora generale Mingiardi, è con la sofferenza che si forma il carattere. Ciò ovviamente non significa che a noi piace soffrire, ma che sappiamo fare, e che in mezzo alla difficoltà riusciamo anche ad esaltarci e a superare lo stato. Si affaccia ora un presente futuro nel quale dovremo tornare a guardare con consapevolezza ciò che sta fuori dai nostri confini, cercando di capire quale sarà il nostro ruolo come nazione. In questo presente futuro il nostro ruolo di Monios è e sarà sempre determinante. Al mio successore, colonnello Maurizio Settesoldi, dico che davanti a lui ha un reparto solido, roccioso, direi graniticamente sano. Ti auguro, Maurizio, ogni fortuna, ogni bene, consapevole che i nostri Dimonios sapranno anche con te stupire e superarsi. Dimonios, e concludo, marcate sempre la differenza, siate fieri di ciò che siamo, abbracciate ancora di più i vostri doveri, aggrappandovi ai nostri ideali, ai nostri valori. E ricordate che somini bono chi sia una rel facci. Aiuti Monios e forza Paris. Avverrà ora il passaggio della bandiera di guerra tra il comandante cedente, che pronuncerà la formula di rito, ed il comandante subentrante. Reggetto, attenti!
Reggimento, presentar! Forza Maris! Ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa del 151esimo Reggimento Fanteria Sassari, in nome del Capo dello Stato voi riconoscerete il colonnello Maurizio Settesoldi quale vostro comandante del 151esimo Reggimento Fanteria Sassari. Il comandante della brigata Sassari, generale di brigata Arturo Nitti, pronuncerà ora una breve locuzione.